Ciao da Absim! Lo sapevate che in questo momento, ad oggi, vigilia del derby di Torino quindi questo 6 ottobre, domani 7 ottobre 2023 Manuel Locatelli ha collezionato lo stesso numero di presenze con Allegri rispetto a quelle con De Zerbi ebbene sì, infatti nell'intervista rilasciata alla stampa che commentiamo, di cui parliamo si parla della centesima presenza in bianco-nero 99 presenze con Allegri, quindi 99 presenze nella Juventus Allegrentus, 99 presenze con De Zerbi, quindi 99 presenze con il Sassuolo. Condite con il Sassuolo da 7 gol e 11 assist con De Zerbi, con la Juventus Allegrentus da 3 gol e 8 assist con Allegri. Minutaggio quasi identico. 7.584 minuti in campo con De Zerbi, 7.332 minuti in campo con Allegri. Facile, facile capire che De Zerbi ha fatto giocare Locatelli di più, perché stesso numero di presenze, ma eh, insomma 150 minuti in più, non tanto, diciamo un, complessivamente un paio di partite in più. Tralasciamo, tralasciamo questo dato, ma osserviamo questa situazione curiosa. Quindi eh, la Juventus sta per diventare il club con il quale Locatelli ha disputato più partite ha, eh, ha collezionato più presenze e Allegri sta per diventare l'allenatore più importante nella carriera di Locatelli un Locatelli che però sono andato a recuperare tutti i dati che c'era da recuperare è peggiorato quasi in qualunque cosa dico quasi perché per esempio è un po' migliorato sul tiro poi eh, faccio riferimento alle tre stagioni con De Zerbi, 18-19, 19-20 e 20-21, e alle tre stagioni fino a questo momento con, eh, con Allegri, perché abbiamo quindi 21-22, questa è anzi la terza, 21-22, 22-23, e questa è 23-24. Quindi da precisare che sì, De Zerbi l'ha fatto giocare di più nello stesso numero di presenze, ma gli ha fatto fare meno presenze perché 99 in tre stagioni, mentre qui siamo... Ha appunto due stagioni e qualcosa e già è arrivato al 99. Quindi sì l'ha fatto giocare di meno, l'ha fatto giocare di più, però l'ha fatto giocare di meno, ma comunque è veramente peggiorato in tutto, soprattutto i tocchi. Locatelli era un giocatore che faceva tanti tocchi a partita con De zerbi nel Sassuolo, e tanti nella metà campo e nel terzo, nel terzo centrale e nel terzo offensivo. È diventato un giocatore che fa meno tocchi in tutti i settori, soprattutto nel terzo offensivo. La precisione dei passaggi è riuscito ad alzarla un pochino sui passaggi corti e sui passaggi di media distanza in questa stagione dove abbiamo poche partite da poter osservare, ma in precedenza ha avuto dei picchi negativi, ha avuto dei cali, ha avuto dei cali soprattutto nella creazione di occasioni da gol, creazione di occasioni da tiro, negli XG. Quindi, in tutto quello che è la rifinitura, il potenziale offensivo e anche in tanti altri dati, vi suggerisco un portale a parte YSCout, ma che, che potete andare a consultare al volo gratuitamente, che è fbref.com, dove ci sono dati parziali, ci sono alcuni dei dati che possono essere importanti e lì. Potete tranquillamente vedere che, constatare quello che vi sto dicendo per quanto riguarda la carriera di locatelli. Poi, se volete approfondire con Y Scout, come già sto dicendo da un po' di tempo, c'è in descrizione l'email da contattare per un referente per entrare nel mondo Y Scout e valutare. Quindi, se acquistare l'abbonamento, se vi può essere utile e interessante. Ma vi assicuro che se volete approfondire le statistiche sul calcio, vi è assolutamente utile, anzi imprescindibile. Ma torniamo a Locatelli, perché questo è il rendimento. Oggettivo, constatabile, questi sono i dati, ma poi ci sono le opinioni o meglio, ci sono le cose opinabili tipo l'intervista alla stampa. Dunque, io sono andato sulla stampa e eh, non sono abbonato e mi hanno detto: Mi è uscito il, il pop-up. Eh, questo articolo è riservato agli abbonati, ma per oggi te lo regaliamo. Oh, grazie John Elkan. Grazie Maurizio Scanavino. Che regalo oggi! Proprio sono frizzante. Mi sento, una, mi sento un, uomo, un uomo nuovo. Mi sento quasi ringiovanito come il ringiovanito ed è migliorato Locatelli all'Allegrentus con Allegri. Grazie. Allora, ci leggiamo questa intervista. Per una volta, non la andiamo a pescare eh, nelle trascrizioni parziali degli altri siti. Quindi, titolo: Manuel Locatelli. Voglio segnare un altro gol al toro. Dedica pronta per mio figlio Teo. Intervista al centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, non ho sbagliato, dell'Allegrentos, D'altra parte l'ha detto anche Ferrero che la Juventus tornerà ad essere Juventus, quindi adesso non lo è. Alla ricerca del suo secondo gol con il toro nella derby della Mole. Dedica pronta, eccetera. E allora vediamo che cosa, eh, che cosa gli hanno chiesto. Minuto 87, tiro da fuori area, palo e gol. Cosa darebbe per fare il bis domani? Eh, tanto dando del lei al Locatelli giustamente mi piacerebbe anche perché il gol mi manca ma quel momento è indelebile cioè, banalità ma comunque sì bello che mi ricordo che segnò eh, nel derby tra l'altro quella partita fu una partita un po' brutta ma molto molto combattuta e nel primo tempo si rischiò di prendere gol. Si vinse 1-0. Il primo derby eh, di Allegri al ritorno, Cioè il primo derby di Allegri ritornato, ma insomma fu un corto muso. Una di quelle partite lì, due anni dopo. Che valore ha con la rete segnata di Granata? Un bel valore. Era Appena arrivato alla Juve ed è stato un insieme di emozioni. Anche perché il giorno dopo ho chiesto a Tessa di sposare. Che bello, No, ma adesso a parte tutto rispetto per i sentimenti, rispetto per la persona, rispetto per le vicende personali, però qui dovremmo stare a parlare di calcio, ecco, l'intervista alla persona Locatelli Fatta tra l'altro sulla stampa, una settimana dopo l'intervista aggiunto, lì fatta su Repubblica, con Repubblica e la stampa che campeggiano come nuovi sponsor della Juventus e sappiamo che sono editi da Jedi, il cui amministratore delegato è Maurizio Scanavino, che è amministratore delegato della Juventus e il proprietario di Jedi è Exor, che è di Elka. Insomma, eh, non è calcio questo, ok? Ci siamo. Nel derby può fare 100 partite nella Juve, che effetto fa? È una bella soddisfazione, da bambino sognavo di vestire questa maglia e sembrava qualcosa di impossibile Scusate, devo cercare un pacchetto di fazzoletti perché inizia a scendermi la lacrimuccia che, eh, Qual è la più bella presenza quando abbiamo vinto il rimonta a Roma a gennaio 2022 senza Allegri in panchina? Cioè la sua presenza preferita è con Allegri squalificato, c'era Landucci, ve la ricordate? Il gol di Desciglio, quella partita lì Sembrò, se, segnò anche di Bala, di Bala contro la Roma, ma, sta, ma stava nella Juve, Di Bala. Sembrava persa, avevo anche segnato ed era stata molto importante per la fiducia. La più brutta, la finale persa in Coppa Italia contro l'Inter, non era riuscito a dare il meglio di me e mi spiace ancora adesso. No, Non ti preoccupare Locatelli, ci sono state partite dove hai fatto pure peggio e non ti sei scusato e forse non te ne sei manca accorto. Perché infatti, io dico, Locatelli è il peggiorato quasi in tutti i dati di rendimento, ma lui se ne è accorto? Cioè, come sono andato a vederli io? Lui li guarda, qualcuno li guarda per lui, qualcuno li studia per lui, il suo procuratore fa, glielo fa notare, glielo dice. Lui in allenamento come si sente? Si sentiva meglio quando stava con De Zerbi o si sente meglio adesso? Si sente peggio adesso o si sentiva peggio prima? Crede di stare migliorando? Eh, io, questo bisognerebbe parlare, non il figlio, la moglie, la dedica, la maglia, eh, la seconda pelle, il Juventino e bla bla bla, il gol, eccetera. Che, che derby si aspetta? Loro sono tosti, sono una squadra fisica, eh? Hanno un allenatore, molto bravo, un allenatore molto bravo e ti fanno giocare. Quindi, Juric è molto bravo. Aspetta, no, aspetta, no, no, non ti fanno giocare. Ti fanno giocare male. Questo, infatti, io perciò volevo, ho fatto questo video perché cioè, Locatelli si permette di dire che Juric fa giocare male la Juve. Juric, non Allegri, Juric. Avete capito? Juric ti fa giocare male. Ma magari fosse Juric a farti giocare male, significherebbe che normalmente giochi bene. Casomai Juric ti fa giocare bene, nel senso che alza il livello di qualità del gioco in campo e tu se ti adegui agli avversari sali di livello. Ma non è Juric che ti fa giocare male, è Allegri. No, è Juric, vogliamo dare la colpa a Juric? E poi c'è anche il discorso del derby, Sarà una partita fisica, oh l'ha detto, sarà una partita fisica e poi nel derby ci vuole sempre un qualcosa in più. Tattica, tecnica, organizzazione, qualità del gioco, niente. Come lo sta vivendo? È una cosa bella per città tifosi e squadre, è qualcosa di speciale che va oltre la partita come ci si avvicina al derby, va bene sorvoliamo su queste cose, eh, le chiedono, i tifosi le chiedono dove può arrivare questa Juve, ora l'ambizione è tornare in Champions, l'ambizione è tornare in Champions, manco l'obiettivo, l'ambizione è una competizione che ci spetta, e eh, guarda Locatelli, forse spetta. spetterebbe alla Juventus, di sicuro non spetta a questa Allegrentus e temo che non spetti neanche a te, per quello che sei diventato senza accorgertene come calciatore. L'anno scorso avevamo raggiunto l'obiettivo tra mille difficoltà, se poi in primavera possiamo fare qualcosa di più, lo faremo. Le stesse dichiarazioni di Chiesa sono stati catechizzati, sono stati indirizzati, hanno, eh, sci stanno scimmiottando quello che gli dicono nello spogliatoio. Eh, niente coppe, un vantaggio. Poi su questo parleremo anche nell'episodio di, nell di domani. Di Non guardate l'Allegrentos la rassegna allegriana durante la partita dell'Allegrentos Ne parliamo. Eh, dice: può dare di più, ma anche togliere. Eh, capito? Come dice Allegri, è un cioè, ma tu lo stai vivendo questa cosa? Ti, sen ti senti avvantaggiato? Ti sembra finora che sia un vantaggio? Eh no, può dare di più, può togliere. Cioè, di tu così, se va male, eh, è stata la settimana. Se va bene, è stata la settimana. Ora non si può più sbagliare nulla in campionato. Ah, già non si può sbagliare più nulla, ma che dici? Dovete fare due punti a partita. Lo sai che due punti a partita si fanno facile facile, mettendo esattamente in sequenza una vittoria, un pareggio, una vittoria, un pareggio, una vittoria, un pareggio? Quattro punti eh, su eh, coppie di due partite sono esattamente due punti a partita, 76. Chiedi al tuo allenatore che cosa non puoi sbagliare. Poi, se, se fai qualche vittoria in più, la compensi con una sconfitta ogni tanto invece di vittoria pareggio. Cosa non si può più sbagliare nulla. Se non puoi più sbagliare nulla, devi andare a vincere lo scudetto. Hai detto che l'obiettivo è il quarto posto. Che effetto fa vedere le altre squadre italiane in Europa? Questo era stato chiesto anche da tutto sport a Chiesa. Ci rimane male, da fastidio perché c'è stata tolta. Eh. Però le motivazioni dobbiamo trovarle dentro di noi. Valocatelli se lo ricorda che si perse col Milan, si perse con l'Empoli. È stata tolta la conference, non la Champions. Se si fosse fatto di più dopo la penalizzazione, l'Alegrantus si sarebbe qualificata per la Champions nonostante la penalizzazione. Con essenza si sarebbe qualificata per la Champions. Con essenza. E poi l'avrebbero tolta, ma l'avrebbero tolto la Champions, non la conference. Quindi che cosa è stata tolta? Detto che comunque la penalizzazione era più che giusta. E anzi, c'è stata pure una sostanziale impunità, eh, vabbè. Allegri dice che state cercando ancora l'equilibrio. Sono cambiati i giocatori, risponde Locatelli e abbiamo perso in esperienza. Abbiamo perso allora, sul fatto che si sia perso in esperienza, non lo metto in discussione. È così, non l'ho verificato, ma è oggettivo perché se mandi via Quadrado, Di Maria, Paredes, Bonucci, già solo questi quattro perdi in esperienza. Siamo d'accordo su questo Ma la rosa dell'Allegrentus non è inesperta Non lo è, punto Perché è quarta o quinta A seconda che si guardi minutaggio o presenze Di tutti i giocatori della rosa Nei campionati di primo livello E ne ho parlato, c'è un video Ho fatto anche lo short Entri in testa È falso che la rosa della Juventus Dell'Allegrentus è inesperta Non lo è Quarta o quinta non è inesperta Non lo è Ce ne sono tre davanti o quattro davanti, tra cui Lazio e Roma che non dovrebbero competere per il quarto posto insieme all'Allegrentus Quindi, sotto tipo Napoli e Milan hanno una rosa meno esperta. Meno esperta, la Fiorentina, l'Atalanta, meno esperte dell'Allegrentus E si dice che la rosa è inesperta si è perso in esperienza. Ci, si, si è, come dice Luca: questo è vero, ma si resta ad altissimi livelli, poi aggiunge. Si è aperto un nuovo ciclo con tanti giovani, hanno bisogno di tempo, ma è chiaro che alla Juve non ce n'è. Ora avete la settimana libera. Puntate soltanto al pescero quarto posto e ci vieni a dire anche che non c'è tempo alla Juve per imparare per i giovani? A te è stato dato tempo, Locatelli? Sì, ti è stato dato tempo. Ti è stato dato fin troppo. Perché? Perché non lo stai sfruttando bene. E perché non c'era manco bisogno di te quando sei stato comprato? Perché si poteva far giocare Fagioli? E allora dove sta che, hai, che eh, i giovani hanno bisogno di tempo se non gli viene dato manco lo spazio? Ma poi vogliamo ridere? Un nuovo ciclo con tanti giovani, ancora con questa filastrocca? Sì, allora sono stati catechizzati questi giocatori. Scimmiottano quello che gli è stato detto di dire. Dov'è il nuovo ciclo? Qualcuno, di grazia, può spiegarci questo nuovo ciclo in cosa consisterebbe esattamente? Non c'è, non c'è nessun nuovo ciclo. Non c'è nessun nuovo ciclo. Sono stati mandati via alcuni giocatori. Per il resto, la rosa è uguale perché non è stato fatto mercato. È cambiato solo il direttore sportivo, neanche perché Manna e Cherubini ci sono e c'erano pure prima. La dirigenza è cambiata a dicembre e gennaio e l'allenatore è sempre lo stesso quale nuovo ciclo? Perché è stato introdotto Cambiaso? O Nicolussi gaviglia che manco gioca? Fagioli, Miretti, healing già c'erano, l'anno scorso c'era pure Sulè e adesso è stato mandato via. C'era Barrenechea ed è stato mandato via. Quale nuovo ciclo? Quale nuovo ciclo? Qualcuno risponda. Continuano a scimmiottare queste frasi fatte che non hanno alcun senso. Il giovane era lei nel 2021, ora è uno dei senatori, l'avete capito? Alla terza stagione Locatelli sarebbe un senatore. Un 98 un 98, quindi 25 anni, per carità, certamente non è, non è anziano, alla terza stagione all'Allegrentus sarebbe già un senatore? Ma chi l'ha detta questa cosa? Eh, poi sì, nel 2021 era giovane per modo di dire, appunto aveva 23 anni, quindi mh, non era neanche così, non era neanche giovanissimo. Uh, si sì, dice Chiellini, Bonucci di Bala mi hanno trasmesso tanto a livello umano cosa vuol e che cosa vuol dire essere nella Juve: cosa vuol dire essere nella Juve? Festeggiare per un pareggio 0-0 con l'Atalanta, puntare al quarto posto, accettare le dichiarazioni vergognose di Allegri. Adesso le cose sono cambiate e devo insegnare ai giovani, capito? Locatelli, 25 anni, insegna ai giovani, che bello. Qual è la prima lezione che, de, di Juve che ha imparato? Il senso di appartenenza è che devi lavorare per vincere Ah, pensavo che bastasse, pensavo che bastasse vincere No, bisogna anche lavorare E dov'è il lavoro che state facendo? E perché quando giocate male e vincete dite L'importante era portare i tre punti a casa Locatelli, quante volte l'hai detta questa cosa? Quante volte nelle dichiarazioni? Che siamo scemi, che abbiamo la memoria corta, ce lo dimentichiamo E poi appunto, lo dicono anche nell'intervista Ha giocato 99 partite con De Zerbi e 99 con Allegri si sente il punto di unione di due allenatori così diversi? Bella domanda, bella domanda, vediamo come risponde. Sono opposti ma unici. Ecco, allora, siccome De Zerbi è sicuramente, sicuramente un gran lavoratore, se De Zerbi e Allegri sono opposti, fate voi che il lavoratore è Allegri. E dice a De Zerbi: Sono legatissimo perché mi ha cambiato la vita. Ecco, ecco, ecco. allora porta rispetto porta rispetto e parla in un certo modo di Allegri, non come ne parli tu, perché se De Zerbi ti ha cambiato la vita, Allegri evidentemente no. Era un ragazzino che doveva fare quel tipo di esperienza a Sassuolo e prendere gli schiaffi per tornare in una grande squadra. Ma guarda che tra Sassuolo di De Zerbi e Juventus di Allegri, la grande squadra è il Sassuolo di De Zerbi, Locatelli, svegliati, vai a rivedere come giocavi nel Sassuolo, vatti a rivedere, riguardati i dati. Quella era la grande squadra, non questa qui. Questa è grande squadra solo per, 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 per il bilancio, per i soldi investiti, per gli stipendi. Poi sono arrivato alla Juve e ho trovato una persona con una mentalità che ti colpisce: mamma mia, che mentalità di grande lavoratore da parte di Allegri, eh? Una mentalità veramente che ti colpisce. Mi piace ascoltare chi è un vincente e lui lo è: la gente può dire quello che vuole, ma Allegri ha sempre vinto. Ma ha sempre vinto che cosa? Ma ha sempre vinto cosa? Ha sempre vinto dove? Che cosa ha sempre vinto Allegri? Che cosa? Sono due anni che non ha portato lo straccio di mezzo trofeo. Manco la Supercoppa italiana, che era una partita secca, è riuscita a portare a casa perché bisognava stare rintanati dietro e puntare sui supplementari e sui rigori. Cosa ha sempre vinto? La gente può dire quello che vuole. Locatelli, porta rispetto per i tifosi, che non sono la gente che non capisce nulla. Noi non siamo la gente che non capisce nulla. Noi siamo tifosi della Juve. Se vogliamo, come te, quanto te. Io tra l'altro ho nove anni in più di te, quindi ho potenzialmente nove anni in più di tifo e ti dico che sicuramente ce li ho, almeno cinque, perché ho iniziato a tifare nel 1994-95, tu sei nato nel 98. Quindi la gente, compreso me, che può dire quello che vuole, devi portare rispetto, perché noi siamo esasperati da questo non gioco che ti vede tra l'altro tra i protagonisti. Di cosa stiamo parlando? La gente può dire quello che vuole, ma Allegri ha sempre vinto. Quindi vinci Allegri, cioè tu da calciatore. Dici che l'allenatore vince, e tu che stai a fare? Allegri ha sempre vinto, e tu che stai a fare? E De Zerbi non ha mai vinto, però ti ha cambiato la vita, quindi che cosa è più importante? Lavorare per vincere, hai detto. Quindi che cosa è più importante, il lavoro o la vittoria? Ma mi rendo conto che andiamo a esagerare, cioè non c'è neanche bisogno di... Cioè ci sarebbe da, da ripartire dalle basi, quindi sorvoliamo. Dice De Zerbi, quest'estate l'ha cercata per il Brighton, domanda... Ci parliamo spesso, ma la mia volontà è di, quindi sì, l'ha cercato. La mia volontà è di stare qui a lungo e Roberto lo sa. In futuro ci rincontreremo. Io lo spero e so che lo spera anche lui. Pensate, De Zerbi, che umanità anche, perché, cioè, vai se veramente l'ha rivoluto un giocatore che ormai, ripeto, eh, si è quasi sbrandellato. Qualcosa di buono ancora ogni tanto lo riesce a fare, ma non è quello che veniva allenato da De Zerbi, lo rivoleva al Brighton. A fare tra l'altro un centrocampo di ritmo: avete visto? Io le guardo tutte le partite del Brighton. È un centrocampo di ritmo, di dinamismo, non ti fermi un secondo, devi sempre stare sul pezzo. Se non hai il pallone, lo devi riconquistare. Se ce l'hai, lo devi smistare in Premier League. Una roba che Locatelli impazzirebbe dopo due minuti, ma lui lo sa bene, perciò vuole stare caldo, caldo, comodo a Torino. Nella sua amata Juventus, ha tra l'altro, a venir pagato probabilmente di più di quanto lo pagherebbero al Brighton. Eh, tra le novità del Bianco nere c'è Magnanelli, ecco, che effetto fa vedere un compagno che diventa professore, hanno giocato insieme, era già un professore in campo, giocavamo insieme a Sassuolo e ci siamo sempre apprezzati, poi Francesco sa come parlarci e diventerà un grande allenatore. Niente, non si dice altro. Come si trova da regista? Ora devo essere l'equilibratore della squadra, ho una grande responsabilità e devo esserci sempre, ma mi trovo bene. La grande responsabilità qualcuno, cioè avrebbe anche dovuto rispondere cosa pensa del fatto che De Zerbi gli chiedeva di muoversi nel campo e di essere dinamico, mentre Allegri gli dice che non deve andare a giro per il campo e deve mettersi davanti alla difesa. E eh, questo sarebbe un bel modo di fare il regista. Cosa vede in fondo a questo tunnel? La luce. Qui c'è un progetto e sono fiducioso. Qual è il progetto? Beh, beh, è facile dire che qui c'è un progetto, ma qual è il progetto? Qual è il progetto? Possiamo sapere qual è il progetto? C'è un progetto, qual è? In cosa consiste? Un aggettivo uh, a questa Juve consapevole. Dobbiamo fare esperienza e ci vuole pazienza ma siamo ambiziosi, una Juve consapevole eh, sicuramente. Vabbè, finiamo qua perché siamo andati fin troppo lunghi per un banale video sul, su sull'intervista a Locatelli che però valeva la pena di commentare soprattutto per il passaggio su De Zerbi, per il passaggio sul progetto e per la questione Juric che ci fa giocare male ed anche altro. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, e like al video e condividetelo se vi è piaciuto. Vi ricordo che il dibattito prosegue anche su Discord, link in descrizione con tante chat per parlare di calcio. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi. Seguitemi sul mio secondo canale YouTube Absimout, primo link in descrizione dove trovate video brevi sul calcio. Ci vediamo molto presto e senza compromessi, sempre allegri out.